L'avevo già fatta con il tonno in scatola, ma vi assicuro che con il tonno fresco questa pasta con melanzane e pomodorini è deliziosa. Pelate la melanzana, tagliatela a tocchetti e raccoglietela in uno scolapasta con un po' di sale, in modo che possa sudare. Tritate la cipolla, rosolatela, sciacquate le melanzane, tamponatele e unitele alle cipolle. Mescolate per bene e attendete che prendano colore. Intanto tagliate i pomodorini e tagliate il tonno a pezzettini. Le melanzane sono già pronte, aggiungiamo il tonno, una bella mescolata e non appena avrà cambiato colore, aggiungiamo i pomodorini, ancora un'altra mescolata, poi le olive, l'uvetta e qualche cappero di salato. Sfumiamo tutto con il vino bianco, lasciamo evaporare, un po' di prezzemolo e cuociamo la pasta, scoliamola al dente, uniamola al sugo con un po' d'acqua di cottura, una bella mescolata e adesso non ci resta che assaggiare. Ma vediamo un po'. Mamma mia! Eh sì, è buonissima! Buon appetito!